lifetime in review. Ed eccoci qua, ragazzi. L'elicottero è decollato. Ciao ciao. Bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Uncharted Lost Legacy. Dicevo, siamo qui con Chloe, Nadine e Sam nel punto. Esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta e siamo qui perché dobbiamo recuperare la nostra bella zanna di Ganesh. Allora, lì c'è il corazzato. Qua c'è qualcosa, no? Ok. Resta al riparo per recuperare energia, lo so. Che non ci sono ripari. Il punto è quello che non avendo ripari, qua abbiamo solo l'elicottero che fa boom! Muori tu stronzo. Possiamo agganciare i rampini all'elicottero. Ti sembra una buona idea? Allora, dobbiamo agganciare i rampini all'elicottero. Vai! Fatto! Vieni al portello! Ci siamo! Pronta! Vai! Oh! Pezzo di merda! Tu! Dai! Ha ucciso il pilota. Oh oh. Ma la zanna? Ah, c'era lui. Minchia, è ancora vivo. Sei sotto tiro, bello. Che diavolo hai fatto alla mia compagnia? L'ho portata in attivo, prima di tutto. Mi sa che era una domanda retorica. Avrei dovuto spararti su quell'isola sperduta. Ma magari. Ci avresti risparmiato lo spettacolo di vederti scappare via. Ehi, perché non risolvete le vostre beghe in privato? Eh? La zanna, grazie. Voi due, insieme. Vuoi una memoria di merda oppure sei più disperata di quanto pensassi? Che cazzo, ce l'hanno tutti con me oggi. Non sono io quella ridotta a vendere armi a dei ribelli male assorbiti. Già, ecco, al solito, come al solito, sei sempre stata così limitata. Pensi davvero che avrei ceduto questa roba in cambio di munizioni? Me ne frega niente, dammi la zanna! Che peccato. Ti perderai i fuochi d'artificio. Non farmelo ripetere. Come vuoi. Tieni! Pistola! Bel colpo. Grazie. Certo, proprio preciso. Levati di dosso. Sì, certo. Ehi,
Ti spiace se le do un'occhiata? Ehi, terza è anche mia. Dividerei la parte con Quinn. Ok, so che sei nuova dell'ambiente, ma non è così che funziona. Consideralo un onere di servizio. Dammi bene a sentire. È una bomba. Cosa? Oddio, Asaf ha scambiato la zanna con una bomba. Fuochi d'artificio. Ah, questa è bella grossa. Già. Quei binari attraversano la città e il mercato. Allertiamo le autorità nella città più vicina. Sarà troppo tardi. Se esplode farà migliaia di vittime. E è veramente una tragedia. Ma ora abbiamo quello che cercavamo. Io... Cosa? Non vorrà inseguire davvero quel treno? Ok, bene. Almeno hai un piano. Mi sembra un dettaglio alquanto superfluo per la nostra squadra. E tu non fai niente per fermarlo? No, io... Per me, in fondo, un po' ha ragione. Merda, non lo so, ok? Questa non è la nostra guerra. E l'hai detto anche tu. Se anche raggiungi il treno, che cosa fai? Disinnescare la bomba è impossibile. È vero. Bene. Bene, quindi chiamiamo le autorità. Non è la nostra guerra. È la mia. Se quella bomba esplode, in città sarà la guerra civile. Non posso ignorarlo. Sono stanca di fuggire. Morirai. L'ho messo in conto. Ehi. Tieni da parte la mia fetta, ok? Non si sa mai, no? Cosa? Non puoi abbandonarmi con lei? Fuori! No! Sto io davanti. Ok. Io sto dietro. Zanna recuperata comunque. D'accordo, costeggia il ponte. Qualcuno vede una strada? La strada la invento io. Tieni gli occhi sulla strada. Ehi, Sam, vuoi guidare tu? Sì, perché? Peccato, allaccia le cinture. Minchia, stavo andando di qua. Dai. Vabbè, la zanna l'abbiamo recuperata. Tizio è morto lì, come cavolo si chiama? Delfino, come cavolo... Oh, oh no, orca. Vai tranquilla. Merda, moto in arrivo. Spingili fuori strada. Ah, io penso a guidare, voi pensate a farli fuori questi. Niente autostoppisti. Si è finita il treno. Fuori uno. Al bagno. Maledetti uomini di Asav. No, ecco, già è difficile da guidare sto coso. Al diavolo. Dove cavolo devo andare? Aia! Ponte di sto cacchio! Devo andare sui binari. Ecco il treno! Sam, occupati della zanna! D'accordo! Forza! Si tiro su io! Ecco fatto! Dateci dentro, signore! Oh, merda! Buona fortuna.
Pensi se la caverà? Allora ti importa? Beh, a lui la zanna. Questo è anche vero. Hai capito dove hanno messo quella cassa gigante? Alla locomotiva. Giusto, dobbiamo raggiungerla. Minchia, abbiamo tutto il treno da farci. Porca boia. Sarà un botto di gente comunque a sorvegliare la bomba. Nadine, aspettami per favore. Merda, non ci sono figli. Mo? Già. Azav, figlio di Troia. Siamo quasi arrivate. Dai. Non si muove. Ti aiuto io. Questo è molto pesante. Che bel venticello. Ok, tocca a te. Ok. Dal vivo è molto più grande. Beh, è una bomba di uso militare. Vieni, aiutami. Oddio, pesante. Cavolo, ma? Vai disinnescarla. Se ci provassi esploderebbe. Allora piano B, alla locomotiva. Vieni, ancora. Dai. Ok, vai tu. Ok. Là. No. No, no, no. C'è. L'hanno saltato. Merda. Ehi, dal tetto. Dal tetto? E come ci andiamo al tetto? Ah. Così. Rischiano di finire di sotto. Non pensarci troppo, fallo e basta. Allora, anche questo è saltato. Ci sarà un altro modo. Se hai altre idee, dille pure. Uno scambio. Cosa? Più avanti, c'è uno scambio. Potremmo attivarlo, deviare il treno e guadagnare tempo. D'accordo, ci sto. Minchia. Non puoi fuggire. Ci serve uno scambio. Permesso. Cacchio, Nadine è rimasta su. Non volete proprio lasciarci in pace? Ma io dov'è che devo andare però? Per la miseria! Sam! Ehi, Sam! Fanculo! Ehi! E adesso? Dobbiamo spostare il treno sull'altro binario! Ok! Eccoci arrivati! Sam! Dov'è Nadine? Di nuovo sul treno, dobbiamo azionare lo scambio! Questo non ci voleva! Ehi, saltate! Ci darete un minuto! Merda, il treno si avvicina! A posto! Ok, via libera! Andiamo, andiamo! Vai! Nadine! Devo raggiungerla. Aspetta, aspetta. Devi proprio, insomma, mi sembra piuttosto Sam. Ok. Vai! Ok.
Questo mi sa che è il tratto finale, raga, quindi penso di fare un video unico, bello lungo. Ecco il treno. Ma come diavolo faccio a salire? Non vedo nessun ponte o attraversamento. Oh merda. Vabbè, certo che se io vado a sbattere contro le rocce. Ok, ecco il treno. Ma come diavolo faccio a salire? Forse posso saltarci su. Dove sono le rampe quando servono? E ha funzionato. Oh cazzo, il ponte! Merda! Merda! Ottimo. Asav, figlio di puttana. Aia. Perché ci hai messo tanto? Dovevo prendere un treno. Scontro finale. Sapete? Io mi sono sempre considerato un uomo molto paziente. Ma voi due siete delle bastarde di prima categoria. Ah, perché tu no? Ti insulta? Credo proprio che mi divertirò. Forza! Fatemi vedere che sapete fare! Oh, diavolo! Prendilo! Oh, t'abbiamo preso, eh! Volete rischiare la vita? Ma per cosa? Una città di bifolchi? Cazzo, sei insopportabile! Nelle mie vene scorre il sangue degli antichi sovrani! La mia gente insorgerà di nuovo! Merda! Aia! Spendiamolo! Boom! Ti credevo un capo guerriero! Questa è la mia terra! Cosa avreste da guadagnare qui? Oh, conta più quello che hai da perdere tu. La bomba? Basterà comprarne un'altra. Brucerò la tua città, ladra. La tua gente ti imporrà di salvarla. No! Facciamola finita. Oh, ma io ho schiacciato per attaccare. Bam! Perché resistere? Bisogna capire quando accettare la sconfitta. Una mano, Nadine! Nadine, arriva! Hai una coscienza! Da quando hai una coscienza? Devo salire! No, 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 no! Ecco, mo! Ah, ok! Ti conosco! Tu non sai cos'è l'eroismo! La mia guerra destabilizzerà il governo! Oh. Le pecore brameranno un uomo questo regno! Conosco! Tu non sai cos'è l'eroismo! La mia guerra destabilizzerà il governo! Le pecore braveranno un uomo pastore e tu sarai morta in vano! Perché qui non va? Ah, vedi, perché non saliva qua sopra? Boom! Dovrete uccidermi mille volte per sperare di fermarmi! Merda! Vorrei ricordarti il ponte! Taglia maledetta! Avete rovinato tutto! Tutto quanto! La mia epurazione sarebbe stata magnifica! Perché non morite una volta per tutte? Aia!
Perché non l'ho legata alla bomba? Che almeno salta in aria lui. Qui abbiamo finito. Credete d'aver vinto? Ne verranno altri. E come il giovane re non avete niente in mano. Avevi proprio ragione. Il progresso richiede dei sacrifici. Prese, dobbiamo andare. Piccola stronza arrogante! Via! Wow! Forse è la fine! Ora! Via, 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 via! Porca troia! Oh, potresti iniziare ad arrampicarti, ti va? Dio santo! Oh, Sam! Dai, salite, vi aiuto! Oh, mio Dio! Basta carboidrati, cara! Lo dicono tutti! Dai, dai, dai! Oddio, grazie! Oh, mio Dio! Come diavolo avete fatto a uscirne vive? A dire il vero, non me lo spiego neanche io. E... Azav? Caduto col treno. Ah, beh, cos'è che capitano agli stronzi? Guardate che roba. Wow. Ciao. Ci siamo date da fare. E come? Quindi, qual è il futuro di Nadine Ross? La shoreline? Il traffico d'armi? Basta con la shoreline. Davvero? Davvero. A dirla tutta, pensavo di dare un'altra chance al racket dei tesori perduti. Conosci idioti egoisti a cui servirebbe una socia? Senti... Non tu. Ok. Oh. Oh, mi spiace, ma lavoro solo con i professionisti. Già. Dov'è la Zanna? Ce l'ha... Porco cazzo. Cosa? Sam. Stavo solo scherzando, eccola qua. Le vostre facce. Aio! Ok. Diavolo. Era l'ultima sigaretta. Cavolo, è splendida. Già. Yeah. Quanto pensate ci frutterà questa roba? Ma. Il Ministero della Cultura ci offrirà una. Generosa. ricompensa. Giusto? Socia? Gomito. Oh! Mi fate pisciare sotto da ridere. Il Ministero della Cultura. Oh merda, siete serie? Molto bene ragazzi, abbiamo raggiunto anche la conclusione di questa avventura grafica. Io vi ringrazio per averla seguita in mia compagnia. Come sempre, io ho portato tutta la serie di Uncharted dal nostro caro amico Nathan fino alla fine del ladro. E qui abbiamo concluso la nostra avventura insieme a Chloe e Nadine e anche poi l'aggiunta di Sam Drake. E qui abbiamo questi bei titoli di coda e io approfitto per ricordarvi l'appuntamento con i video della serie di Assassin's Creed Origins. E come prossima serie penso che porterò il DLC di Horizon Zero Dawn, non appena anche quello riuscirò a recuperarlo in questi giorni, cioè più che altro recuperarlo
dovrei aver. Ci sono collezionista privato. Ascoltatemi un secondo, io capisco il ribadire la nostra superiorità morale è una gran cosa e sono totalmente d'accordo. Ma almeno potremmo... Non rovinare il momento. Dicevo, sì, esatto, il prossimo appuntamento sarà con Horizon Zero Dawn. Non appena avrò il disco, perché l'ho prestato un amico, e non appena me lo restituirà potrò portare la serie. E spero che vi possa far piacere, avendo portato comunque la trama principale, e vorrei godermela anche questa nuova storia, nuova campagna insieme a voi. Detto questo ragazzi, io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e alla prossima, ciao belli!